però ci portava no, anche l'altro film precedente. Sì, sì, però la sceneggiatura la mia sì, quindi sì. Questo è il primo. Anche se il chiodo l'avevi già pensato, forse sì. Anche con Vittorio. Il chiodo sì, sì, come no. Però è il primo, ecco. Però non si vede, ecco, questo qui, si vede proprio questa continuità. C'è anche una continuità, no? Non c'è solo la rottura perché lavori da solo, c'è la continuità. È un film proprio per onore a Dio, sugli addii, perché ce la dia capire la testa, nel film. Devo dire una cosa, no? Sì, sì. Comunque, ecco, l'impressione, ecco, che hai avuto a fare questo film, senza questa presenza che è stata, insomma, una costante del tuo lavoro, del cinema mondiale, non solo italiano, perché il cinema di Paolo Vittorio insomma, è apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Che cos'è? No, volevo sapere il primo film da solo. Sei rimasto da solo. Che guarda film e tira un po' fuori. No, volevo dire, dovrei scusarmi per una cosa. Dunque, questo film è un film che è durato 2 anni e mezzo per colpa del Covid. Abbiamo cominciato, abbiamo interrotto, abbiamo ricominciato, abbiamo ripreso e praticamente è un film che si è trasformato negli anni e per me si è migliorato. Cioè, noi eravamo in Sicilia a Siracusa a girare e mentre giravamo a Livorno l'organizzatore disse guarda che un macchinista su 40-50 persone ha il diode. E allora che si fa? Ci hanno ordinato di tornare tutti a Roma, siamo dovuti tornare tutti a Roma, tutti spaventati, poi all'inizio della malattia, e mi sono trovato a Roma senza fare niente. E ho riscritto il film e l'ho migliorato. Cioè, la malattia è stata un male, ma in un certo senso forse dovremmo avere più possibilità noi registi di lavorare, poter pensare alle cose. In genere abbiamo lavorato sempre con molta velocità. No, ma io non volevo dire questo, volevo dire che cosa è successo? Che c'era una sceneggiatura in cui c'era una scena che è ispirata al Trovatore di Verdi, sì, in cui canta Leonora addio, Leonora addio, ed era dovevo girarla. Lavorandoci, a un certo punto mi è diventata superflua. Dico, che si fa qui? Dico, allora ho chiamato l'organizzazione, ho detto, allora, questa scena si taglia, non si gira più. E come si fa? Ormai abbiamo distribuito il titolo, erano i distributori. No, il titolo deve essere quello. E io ho detto, sai che ti dico? Lasciamo questo titolo, essere un titolo pirandelliano, ma è falso perché Leonora uno la cerca nel film, ma non la trova.